Ciao a tutti amici, oggi sono qui per presentarvi un prodotto vecchio ma nuovo per voi perché non ve l'ho ancora recensito. Avendo finito tutti gli oggetti ho deciso di recensirvi questo tattico che avevo comprato su Bigante, era una rivista per cacciatori che vende anche abbigliamento militare, tattico tipo questo. L'avevo preso lì perché non compravo ancora su internet e non giocavo neanche ancora, ma mi è sempre piaciuta la roba militare, quindi ho deciso di prendere questo, l'avevo preso nero. Perché andavo un po' con tutto, ma adesso ho scoperto che è meglio il verde, l'olivo, di sempre lo stesso, che nei boschi va meglio. Comunque, l'etichetta lo definisce un tactical load bearing, ma è un mesh vest normalissimo, di quelli che costano poco, è della Blue City, una marca mai sentita, comunque ce n'è uno uguale della Defcon 5, mi sembra, che costa anche molto di più, questo l'ho pagato 30 euro, quindi non è poco considerando che ho pagato lo stesso prezzo anche il body armor, però comunque non l'ho preso su internet, non l'ho preso in un sito straniero, vabbè. Passiamo all'oggetto vero e proprio. È completamente rivestito di attacco molle, dietro ci ho attaccato anche un portaborraccia, così non tanto per attaccarci qualcosa. Ha molti attacchi, però sono anche fatti molto bene, comunque della stessa dimensione, senza troppe. No, beh, non proprio della stessa dimensione, comunque è abbastanza ben fatto, ma la capacità di carica è abbastanza limitata perché in mezzo c'è la cerniera e i fastex che bloccano, non potete metterci una tasca qui, sennò appena riuscite a chiuderlo, a meno che non lo mettiate dall'alto, ma è scomodo. Anche dietro è ricoperto di attacco molle, ce n'è un po' meno, e ci sono spazi col per il velcro qui, sono due strisce, e due strisce anche davanti. Qui e due strisce qui. Non c'è molto spazio, probabilmente le patch si staccheranno, per ora proviamo a attaccare questa patch sul velcro. Qui davanti. Si rimane attaccato, ma non molto bene perché comunque vi limita anche lo spazio dove attaccare le tasche. Invece dietro è abbastanza inutile, ma si attacca tanto uguale, non si attacca molto bene. La regolazione avviene mediante questi pannelli velcrati e questi cordini sul fianco tutti annodati, strani, è abbastanza scomoda. Ha gli agganci per la cintura sotto, qui si aprono, si fa passare la cintura, così non doverla attaccare ai pantaloni, o anche potete agganciare anche questi alla cintura agganciata sui pantaloni per una maggiore resistenza del tutto senza che balli da tutte le parti. Sul retro presente una maniglia per trasporto, tanto è leggero, comunque non servirebbe molto. Sulle spalle presenta questi gancetti per attaccarci granate o quello che volete. Di ferro, cioè di metallo, molto fatti bene, sembrano. Qui sul davanti presenta dei rinforzi e un materiale antiscivolo sulla spalla per mantenere più fermo il calcio del fucile, e all'interno ci sono una serie di tasche abbastanza utili ma non molto pratiche. Ad esempio questa qua dietro ci potete mettere il camelback, ve la faccio vedere meglio, qui potete metterci il camelback, oppure qui c'è la cerniera che si apre tutto di retina, le tasche sono fatte di questa retina qui leggera. È molto leggero questo tattico e non tiene molto caldo perché è fatto semplice, senza, non porta piastre e niente, quindi ve lo faccio vedere indossato. L'avevo regolato per quando ero più piccolo, quindi che è un po' stretto, dovrebbe andarmi bene lo stesso. Rimane molto largo come misura. Questo modello qui poi magari di un'altra marca fatto uguale è più stretto, dipende poi. Si chiude con la cerniera, potete anche usare questi fastex per sicurezza che servono ben poco, ma tanto non averli lì che pendono. Sembra si muove un po', non è il massimo della comodità. I motivi per cui non lo uso più sono il nero, perché non è molto, sì, vabbè, è usato, ma più da SWAT o forze di polizia militare o simili, perché questo tipo di veste non è molto usato al giorno d'oggi, quindi si lo usano, ma sono più famosi sicuramente
chest rig o body armor, via dicendo. E poi boh, non mi piace, quindi fa tempo. Poi se vi piace prendetelo. Boh. Comunque l'ho prestato una volta a un mio amico che non aveva ancora un tattico e avevamo agganciato male le tasche e le mezze perse per strada. Comunque, i pro sono che è leggero e costa poco. Quindi questo era il mesh vest o tactical load bearing della Blue City. Ci sono anche altri modelli come della Defcon 5 che ho già detto, e questa era la recensione. Commentate, votate e iscrivetevi al mio canale. Ciao da Ipest, al prossimo video.